La mappa è una visualizzazione e questo concetto Paolo Ciuccarelli lo ha reso uno strumento per comprendere molti altri punti di vista sul mondo e su come stiamo evolvendo, con un senso civico talmente elevato che ho visto che mentre si discuteva prima è intervenuto dicendo su Twitter dicendo: ma è possibile che dobbiamo essere condotti soltanto dal bisogno di fare soldi, dal follow the money? Sicuramente tutto quello che abbiamo visto ci dimostra che non è solo questo, c'è l'etica, c'è la logica, la strategia di una PA che non può dipendere dal privato e dalla... E abbiamo capito anche che c'è un elemento di business che può significare qualche cosa. Per il lavoro che sta facendo con il Density Design al Politecnico di Milano, il Ciuccarelli è un punto di riferimento per l'educazione nel design, nella conoscenza dei dati e nella sua visualizzazione. Ed è diventato quello che, a cui tutti guardano, non solo in Italia ma in gran parte del mondo, per vedere come può migliorare l'insieme dell'efficacia dell'informazione che viene dai dati con gli strumenti del design. Prego. Che responsabilità dopo l'introduzione. Ovviamente non guardano tutti me, guardano le cose che rappresento, il Politecnico, il laboratorio, che è un'entità collettiva, anche un laboratorio di ricerca fatto da persone, adesso non riesco a citarle tutte qua, ma insomma io ho l'onore e l'onere di coordinare un gruppo di dottorandi, ricercatori, volontari, tirocinanti, tesisti, insomma di teste di tutti i tipi che insomma, sono spinti dalla stessa passione che ho io per una materia molto interessante come quella dei dati e dell'informazione. Io non posso che raccontarvi il mio punto di vista sulla materia, non posso dire di essere un esperto di open data o un esperto di dati in generale, sono un designer, come fosse, lascia intravedere il fatto che sono l'unico senza giacca, insomma comunque questo è il mio status, sono un designer, sono un accademico, nel senso che sono un professore associato e sento molto le tematiche di cui parlava De Martin prima, insomma il tema dell'open applicato all'università è uno dei temi più controversi e affascinanti. Se posso, mi permetto solo di fare una parentesi sul tweet di prima, perché è molto interpretabile un tweet di 140 caratteri. In quel caso la mia osservazione non era tanto sul seguire i soldi, perché qualcuno poi diceva, rispondendo al tweet, ma non può essere nemmeno solo una cosa da onlus, no? Certo. Ma la mia domanda era un'altra, se dobbiamo seguire già solo domande che sono già esplicite, perché se ci sono dei soldi significa che la domanda è esplicita, quindi è già riconosciuta, o se non si possa forse azzardare un po' di più e cercare domande che non sono state ancora espresse. Questo forse è un pezzo del ruolo dell'università, insomma, come diceva Ford, se io dovessi chiedere ai cittadini cosa vogliono, mi direbbero che vogliono carrozze con i cavalli più veloci, insomma, e poi fece un'altra cosa, insomma. Quindi anche con i dati, secondo me, anzi, ancor più con i dati che non con i materiali tradizionali, abbiamo la possibilità di osare sperimentare e produrre valore che forse ancora non è traducibile in soldi e non vediamo in forma di domanda esplicita. Questo era il senso, giusto per precisare, per posizionarmi rispetto anche agli interventi precedenti. Da designer io vedo l'open data proprio veramente come un materiale. Sono un designer e ho altri colleghi che lavorano sul legno, altri colleghi che lavorano sui metalli e sui polimeri. Io ho la fortuna, per me, perché è un materiale che mi piace molto, di lavorare sui dati e sulle informazioni. Sono per me però dei materiali, come lo sono per gli altri designer, a cui applichiamo le competenze del design, che sono competenze essenzialmente legate alla forma. Diamo forma a un materiale che ha proprietà, caratteristiche molto diverse da questi, ma che io vivo profondamente come un nuovo materiale a cui dare forma. Un materiale che in realtà a me non piace molto definirlo con la metafora che va più di moda, tra virgolette, che è quella dell'oro, che a me piace, soprattutto nel rapporto con gli studenti, far pensare loro a qualcosa di molto meno prezioso, diciamo, molto meno scarso, perché è molto meno scarso dell'oro. Insomma, preferisco usare altre metafore, ma anche le aziende ne usano di diverse, a volte lo paragonano all'olio, al petrolio. Altre volte, questa forse è quella che mi piace di più e forse dai font potete intuire di che azienda si tratta,
Cioè IBM dice i dati sono la nuova risorsa naturale. Forse sul naturale possiamo avere dei dubbi, ma è sicuramente un po', la vedo un po' come una nuova risorsa, come era un tempo il metallo che estraevamo dalle miniere. La questione se sia aperta o meno, aperto nella definizione tradizionale dell'open, la lascio come dicevo prima, a persone magari più esperte. Io la vedo molto da designer ancora dal punto di vista dell'utente, del cittadino, della persona, che forse oggi più che con gli altri materiali ha la possibilità di prenderli in mano questi materiali. Se prima nelle miniere ci andavano altri e scavare era difficile, arrivavi dopo una filiera molto lunga e in modo trasformato ad accedere a quei materiali, oggi questi dati, abbiamo visto prima, la pubblica amministrazione o le aziende ce li mettono in mano. Il punto di vista che ho io è il punto di vista di chi se li trova in mano non avendo nessuna competenza su quei materiali e però magari potrebbe avere delle domande da esprimere su quei materiali. Da questo punto di vista non è scontato che la disponibilità del dato significhi necessariamente che sia accessibile, forse lo è tecnicamente, ma poi nella pratica per molti cittadini o per molti utenti anche intermedi che non sono esperti del dato e non sono esperti del dominio del dato, l'accessibilità è una questione un po' più articolata e complessa, ma basta guardare le statistiche di download o guardare poi cosa succede, il riuso di cui si parlava prima. E ancora di più non è scontato che l'accessibilità poi diventi, se si riesce ad accedere, che diventi utilità, cioè che si traduca in qualcosa che poi ha un impatto su quell'utente, sulla cittadinanza, sulla società. E qui interviene, secondo me, dal mio punto di vista, un po' il ruolo che il design dovrebbe avere, poi su questo costruiamo anche la nostra formazione, l'attribuzione di senso a questo materiale. Ma anche qui non stiamo facendo, direi, una cosa particolarmente innovativa, insomma, nel senso che nel design, sempre, anche qui fa parte della storia del design, anche nel product design si è passati dall'estetica del prodotto, che non è mai piaciuta come definizione al designer, quindi fare le cose un po' più belle, come spesso ci viene chiesto di fare anche con i dati, cioè questioni di dati, dargli un po' una sistemata dal punto di vista estetico. Via via si è passati a pensarla come una questione un po' più profonda che aveva a che fare con il senso di quel materiale, quindi creare nuovi significati per la società, un nuovo modo di sedersi piuttosto che una sedia un po' diversa, e questa è la stessa cosa che secondo me stiamo cercando di fare con il dato. La situazione la leggo con un'immagine che è storia, perché questo era un pezzettino del primo sito di data.gov dell'amministrazione degli Stati Uniti. Quando pubblicò la prima versione del sito data.gov c'era questo quadratino, questo rettangolo da una parte, e mi sembrava una bella cosa, un bello slogan, no? Con un ordine molto significativo, quindi scopri, il lato della conoscenza di cui si è parlato anche prima, partecipa, l'abbiamo visto anche con OpenStreetMap, come si può partecipare a questo discorso della creazione e dell'apertura del dato, engage, e qui secondo me scatta qualcosa che, o meglio, non è ancora forse scattato qualcosa che è veramente portare dentro i dati, portare vicino i dati, coinvolgere sulla questione del dato un pubblico un po' più largo di quello degli esperti o dei nerd, come li chiamerebbe Guido Romeo, che oggi sono i veri e forse però unici attori di questo processo di cui oggi stiamo parlando. Ma provando a metterli un po', scusate, sono oltre che designer anche un po' accademico, quindi ho provato a fare uno schemino, però se mettiamo in un asse questi tre livelli, ammesso che fossero dei livelli nella mente di chi ha disegnato quella cosa, e dall'altra proviamo a mettere i diversi possibili utenti di Open Data, a partire da quegli esperti, gli operatori del settore, i nerd di cui parlavo prima, fino ai cittadini, con in mezzo i decision makers, ma ci possiamo mettere le aziende, insomma tutti quelli che sono a un livello intermedio, quindi che hanno un interesse un po' forte sulla questione perché magari ci vedono del business, come si diceva prima. E quello che penso io è che qui dobbiamo fare via via uno sforzo più grosso di design, di forma, per far sì che il dato diventi valore per questi soggetti. Quindi man mano che si va verso fuori e con un obiettivo che è di coinvolgimento più forte, secondo me è lì che il design può contribuire in modo significativo. Al momento io penso che siamo grosso modo qua, insomma in una colonna in cui sul lato degli esperti, dei nerd, dei,
di quelli che sono nel mondo dell'open data si è fatto in effetti molto, non solo all'estero ma anche in Italia. È vero che tutti hanno detto sempre poi è arrivata l'Italia, ma spesso siamo bravi, poi veloci e recuperiamo, quindi questo non lo vedo nemmeno tanto come un problema. Arriviamo dopo, ma spesso recuperiamo, ma siamo ancora in questo, stiamo oltrepassando questa linea che è tratteggiata perché si sta oltrepassando, ma secondo me verso i cittadini il dato, l'open data è sostanzialmente un fenomeno ancora molto molto diciamo lontano e vive sostanzialmente solo di intermediazione di questi oggetti che, di cui le cui storie sono state un po' raccontate, che sono gli unici che sono in grado oggi, o sono in qualche modo delegati a trasformare quella materia in un valore che il cittadino possa percepire. All'inizio, come dicevo, è stata, se ne parlava come veramente quasi una questione estetica, no? Questa è una delle schermate, anche questa un po' storica, di Sunlight Foundation, che è questa fondazione che era stata creata immediatamente, subito insieme a data.gov negli Stati Uniti, perché era subito chiaro che insomma quei dati messi lì in quella forma avrebbero avuto qualche difficoltà in termini di percezione, no? Quindi, ma potrebbero apparire noiosi, allora mettiamoci il design, no? Come se il design dovesse solo risolvere la noia del numero e del dato, no? Poi in realtà si è capito e pian piano appunto si è fatto il passaggio verso le app, diciamo, la richiesta di modalità, di suggerimenti sulla modalità di riutilizzo, i vari contest di cui oggi abbiamo un esempio, insomma pian piano si è fatto un percorso di richiesta, sostanzialmente una call to action per chiedere a un pubblico che però è un pubblico generico, quindi molto aperto, non specifico, chiedere dei contributi per dar senso a quel dato. Fino ad arrivare, adesso cito un'operazione anche locale milanese, oltre a quella torinese che conoscete molto bene. Qui apro una piccola parentesi, ma poi vorrei proseguire sul mio percorso legato al design. E qui è un po' come, mi sembra che ci sia, ma qui lo dico con estrema, cioè senza giudizio, insomma, però mi sembra che ci sia un'operazione molto di delega, no? In cui la pubblica amministrazione apre i dati, che è già un passo costoso, difficile, faticoso, necessario, quindi fa già un pezzo di lavoro sicuramente necessario e grosso, faticoso, fondamentale, e poi a un certo punto questo passaggio della costruzione di valore viene messo nelle mani di altri, con la forma del contest, con la forma, con altre forme di, però diciamo dal lato della pubblica amministrazione ci si ferma un po' lì, cioè ci si ferma alla messa a disposizione del dato e quello che si fa in più viene fatto da altri soggetti. Mi è venuto in mente un paragone, poi non so se è calzante al 100%, ma i giornali sono sicuramente uno di questi terzi soggetti che sono presi in carico in modo molto profondo, come abbiamo visto da Romeo, questo ruolo di valorizzazione dell'open data e di trasformazione in un senso, che ovviamente è il senso che l'editore gli vuole dare, no? Però se guardiamo come l'hanno fatto, forse questo potrebbe essere un suggerimento per come anche l'amministrazione pubblica potrebbe, perché potrebbe avere un ruolo autoriale anche l'amministrazione pubblica e fare delle cose, qualcosa c'è, però in modo più sistematico. Allora c'è comunque un organo che diffonde delle interpretazioni di quel dato in modo tradizionale, dietro c'è un pezzo dell'ecosistema che si occupa di mettere insieme i dati e di liberarli, come accade per i siti dell'open data della pubblica amministrazione, se ne fanno delle visualizzazioni più o meno interattive, questo è un altro pezzo che un giornale fa, e poi ci sono dei laboratori di ricerca in cui non solo si sperimentano delle cose che poi diventano parte del ciclo produttivo di quelle visualizzazioni, ma è anche dove si sperimentano altre modalità di linguaggi e si formano anche le persone che poi vanno a contaminare le redazioni. C'è un piccolo ecosistema che, ma questo è un punto di domanda, forse varrebbe la pena di studiare un po' di più, ma per importare dentro anche la pubblica amministrazione e fare un passo in avanti. Poi chiaramente avrà dei costi, richiederà degli sforzi, delle risorse, però è un suggerimento, una domanda che metto sul tavolo e che mi piacerebbe indagare meglio. Ma torniamo al lato design. Dal mio punto di vista, nonostante alla fine chi arrivi a noi ci arriva per la visualizzazione, dopo un po' abbiamo cominciato a capire che forse la visualizzazione, in quel percorso che disegnavo nello schema, forse non è abbastanza. Non è abbastanza la visualizzazione come ce la immaginiamo, con l'infografica, con diciamo una visualizzazione che ha una matrice comunque abbastanza analitica. E quindi quello che tento di fare nella formazione è di veicolare un concetto un po' più denso, che è il passaggio dalla visualizzazione del dato all'esperienza del dato.
Quindi quello che secondo me dovrebbe essere il ruolo del designer o di chi comunque si occupa di valorizzare il dato, può usare dei linguaggi come quello visuale, ma in un contesto un po' più ampio, che è quello di costruire un'esperienza significativa. Noi questa è un'esperienza che abbiamo provato anche veramente sulla nostra pelle, perché molte delle visualizzazioni sono comunque, più si allarga il target, la platea degli utenti, e più certe modalità di visualizzazione diventano difficili da comprendere, ma qui perché c'è tutto un problema culturale che andrà risolto in un altro modo, in un altro luogo, ma che esiste. Mettere un istogramma, ma parlo di cose semplici, uno scatterplot, qualcosa di semplice anche nelle mani di un cittadino. Noi abbiamo visto, abbiamo fatto anche dei test con degli effetti devastanti, no? Quasi il terrore dell'istogramma. Esistono delle modalità di relazione con il dato che non sono assolutamente facili da gestire. Allora in quei casi l'abbiamo messa un po' dietro la visualizzazione, ci si arriva con un percorso, si costruisce un'esperienza di accompagnamento verso il dato. Secondo me ci sono un po' di suggerimenti, cioè mi sento di mettere sul tavolo un po' di suggerimenti per fare un passo, magari lo faremo nel futuro, da un concetto di visualizzazione a un concetto di esperienza. Il primo secondo me è relativamente semplice e consiste nell'allineare, o meglio nell'integrare, nel far convergere due interpretazioni che vedo ancora presenti e che vivono in modo un po' separato e che secondo me ormai è ora di ricongiungere. O meglio, un'interpretazione la vedete a sinistra rappresentata da una delle tante piattaforme che permettono di fare visualizzazione in modo più o meno free, insomma ci sono dei free trial in questo caso, però è interessante vedere come vengono separati un aspetto di analytics in cui la visualizzazione ha lo scopo di farmi accedere al dato per fare analisi, per capire qualcosa di quel dato, separato da un aspetto infographics in cui la visualizzazione viene vista come un qualcosa di più superficiale e narrativo. Ma di fatto questa è, adesso anche qui senza giudizi, ma è la stessa separazione che abbiamo trovato nel contest. No, chi di voi ha partecipato ha dovuto scegliere fra due categorie. Da una parte la data visualization, l'approccio attivo, dati in cui c'è meccanismo di interazione, eccetera, dall'altra parte l'infografica, sottendendo, immagino, l'origine dell'infografica, quindi i media, lo storytelling, la narrazione, eccetera. Ecco, su questo io penso che, se non subito, ma a breve, dovremmo fare un passo in avanti, e questo è quello che intendo formare nei nostri corsi, è un profilo di designer che sia capace di mediare questi due aspetti e di gestirli in una esperienza del dato che mescoli l'aspetto analitico e l'aspetto narrativo in modo continuo. Questo penso che sia la visualizzazione, se vogliamo così dire, del futuro, anche pensando a come evolvono i media su cui poi queste visualizzazioni vivono. Siccome è chiaro come stanno evolvendo, secondo me non potrà essere più solo una forma semplice come quella che abbiamo visto, ma avrà forme più articolate. Quindi adesso la faccio veloce, se a qualcuno interessa la potrei approfondire. Quindi da una parte c'è l'analisi, la visualizzazione analitica che nasce dalla scienza, che ha nell'ingegneria informatica le proprie radici, nella statistica. Dall'altra parte c'è il mondo un po' più a volte visto come artistico, narrativo. Però c'è un'esigenza inevitabile man mano che andiamo avanti in quel percorso che disegnavo nello schema iniziale, di più contesto, di coinvolgimento e motivazione di soggetti diversi da quelli esperti, di mandare anche un messaggio, come spesso fanno i giornali. Ecco, tutto questo, se è vero che c'è bisogno di quello, dobbiamo fare uno sforzo per integrare questi due lati che ancora tendono a convivere in modo separato. Quindi da una parte la visualizzazione guidata dall'autore, quindi l'infografica autoriale, editoriale, dall'altra parte una visualizzazione più interattiva che può essere fruita in modo più libero e interattivo. Una delle soluzioni è quella che questi autori chiamano Martini Glass, visto che siamo in ora da aperitivo, però secondo me questo è veramente un po' un modello che potremmo assumere per, almeno questo è quello che propongo io ai nostri designer come elemento di riferimento. Quindi avere una logica per cui ho un punto di inizio e un gambo che è sostanzialmente narrativo, in cui io creo il contesto, in cui io ti do degli elementi, quegli elementi che ti servono per poi andare ad aprire un'esperienza narrativa. Quindi c'è un momento autoriale, è un momento autoriale, diciamo infografico se vogliamo così dire, che poi apre ad una fruizione più libera, ma perché ho appreso delle cose dal momento narrativo.
E in sostanza, da un punto di vista di design, si tratta di definire che forma ha questo bicchiere, no? Quindi quanto è lungo il momento narrativo, posto che questo è il punto di inizio, quanto è lungo, quanto contesto ho bisogno di trasferire perché la persona capisca quel dato. Più è lontano dal dato, meno conosce il dominio, più contesto dovrò dargli, più elementi per comprendere devo dargli. E poi, una volta che gli ho dato questi elementi con una visualizzazione narrativa autoriale, posso finalmente aprirgli una dimensione esplorativa e diciamo interattiva, che può essere ampia o stretta a seconda della quantità dei dati e delle possibilità che ho. Ma questo è un po' il gioco, no? Quindi decidere che tipo di bicchiere ho, quanto è lungo, come è fatto e che forma hanno queste, queste modalità di relazione. Può essere anche totalmente analitico, se sono in un contesto in cui sono tutti esperti, non hanno bisogno di, cioè, sanno tutto di quel dato, ci lavorano da anni, lì tolgo l'aspetto narrativo, però in mente ce l'ho come modello. E sarà fatto tendenzialmente forse più così, come una pila di momenti diversi in cui contesto, esplorazione, contesto, ma alcune delle visualizzazioni giornalistiche secondo me sono un po' fatte così, no? Cioè a pezzi ti danno degli elementi di contesto e ti aprono a delle interazioni, o forse rovesciate, adesso dipende da come, da chi è l'utente. E se vediamo alcune delle visualizzazioni anche recenti, sono fatte così, quelle che ultimamente anche nel nostro campo hanno ricevuto un po' più attenzione, sono secondo me delle espressioni di questo tentativo di andare, di passare dalla visualizzazione all'esperienza. Questo è uno degli esempi, quello che vi faccio vedere adesso, molto noto, ma momento narrativo. Non si vede? C'è troppa luce. Dovreste vedere delle linee che disegnano delle traiettorie che si interrompono a un certo punto perché la persona viene uccisa. Quindi sono gli anni di vita vissuti e gli anni di vita che l'uccisione ha tolto a quella persona sulla base di modelli statistici. Quanto avrebbe vissuto è il bianco, quanto effettivamente ha vissuto è l'arancione. Sono i nomi delle persone, il motivo per cui sono stati uccisi, tendenzialmente con armi da fuoco. Poi cosa succede? Adesso vedrete a un certo punto, ecco un cursore, a questo punto io ti do, prima ti ho detto qualcosa, adesso ti do la possibilità di esplorare il dato con una forma analitica un po' da dashboard. Quindi ho questi due, in questo caso sono due i momenti. Prima ti creo il contesto, ti do anche un po' di emozione con l'audio e poi ti apro a una dimensione esplorativa più analitica. C'è un altro caso molto simile che è esattamente, funziona con lo stesso principio. Questo è un sito web. Se voi andate in questo sito web, adesso ve lo faccio vedere, quello che vedete sostanzialmente è un primo momento narrativo in cui si comincia a costruire una storia. Posso decidere se andare avanti io, altrimenti va avanti lui da solo dopo un po'. Mi racconta delle cose. Un approccio, potremmo dire, giornalistico, o comunque di narrazione. E poi ci sono i dati. In una versione molto analitica, un po' da dashboard, ma comincio a vedere i dati, prima me li fa vedere la narrazione, comincia a darmene alcuni, un po' alla volta, con delle spiegazioni. Con degli elementi di contesto. Intanto sta costruendo delle barre sovrapposte con dei dati.
E poi a un certo punto compare la possibilità di interagire, cioè a questo punto c'è la parte analitica, quindi sono io che vado a vedere cos'è successo, quindi vado a vedermi singole morti e posso esplorare il dato in forma analitica, dopo aver ricevuto però delle informazioni di contesto, con poi un'appendice che è quella delle news in tempo reale, questo 6 marzo 2014, poco fa. E questi sono esempi, secondo me, di quel modello lì, no, del bicchiere. Sono semplici, ma questo è un pezzo, secondo me, della trasformazione da visualizzazione a esperienza. Un altro passo, ma su questo andrò veloce, adesso non ho il controllo del tempo quanto... Ok, me lo direte, ma manipolare elementi retorici, emozionali, secondo me è fondamentale. E lo si può fare anche molto semplicemente, perché avete visto le visualizzazioni che vedete qua, non c'è illustrazione, non c'è grafica, non c'è decoro. È tutto gestito in modo, secondo me, sapiente attraverso visualizzazioni che hanno una matrice analitica ma che vengono trasformate con la dinamica, con il suono a volte, in qualcosa di più emozionante. Faccio solo un esempio, so questa è una tabella sulla qualità dell'aria, di cosa vuol dire dominare il registro emozionale. Una tabella sulla qualità dell'aria in una città, chiaramente la potrei esporre forse in forma open data partendo da questa cosa, altra cosa è costruirci in modo generativo una sorta di... come hanno fatto in uno studio tedesco che si chiama un formative, hanno trasformato i dati di ciascuna città in una sorta di prato. E il comportamento dei fili d'erba è, diciamo, legato al dato della qualità dell'aria. Quindi lo vedrete più brutto, più appassito e più contorto quanto più è inquinata l'aria. Allora, è chiaro, questo è Berlino da un certo punto di vista. È chiaro che qui non vedo il dato puntualmente, non posso pensare di fare dell'analisi partendo da questo, ma può essere un modo per ingaggiare l'engagement, adesso non so come tradurlo, ma che serve a portare il cittadino verso il dato. Può essere un momento di un'esperienza, io non dico che questo sostituisca, però mi piacerebbe che un designer fosse in grado di manipolare anche questo registro in modo da giocarselo nella costruzione di una relazione con il dato. Posso avere diverse immagini, ma adesso vado un po' veloce. Mi hai svegliato, perché io sono affascinato, eccetera, quindi mi hai svegliato accennando al tempo, e quindi ho detto, ah giusto, devo tenere il tempo. Siamo alle 12.44, quindi se concludi in 3 minuti circa, poi lasciamo un po' di altri spazio. Altri esempi, ma volevo solo fare un'ultima... Ci sono delle metafore usate per rappresentare, per esempio, i dati del traffico, no? Potrei farlo... in modo, diciamo, più tecnico, con delle cose che somigliano a dei... in questo caso anche qua si vede poco per via della luce, però potrei trasformarlo in un sistema sanguigno e far, diciamo, con una semplice metafora, i momenti di ingorgo, farli sembrare delle occlusioni nelle vene, e questo magari fa capire un po' meglio, soprattutto chi ha avuto dei problemi, cosa significa il traffico in una città. Dominare il registro della metafora, adesso... o quando, come questa visualizzazione che di fatto riporta il dato sul vento alla sua forma più normale, che è quella del flusso, no? Un'operazione che è a cavallo, vissuta un po' a cavallo tra l'arte e il design, che però non fa altro che dare una dimensione esperienziale al dato, no? È come la percepiamo nella realtà, più o meno, no? È un flusso. E a volte basta veramente poco, come in questa visualizzazione in cui la dinamica di espulsione delle colonie nei momenti di indipendenza è stata trasformata con un piccolo algoritmo di forza che fa uscire dagli imperi coloniali le colonie più piccole. No? Però in questi momenti di espulsione sono tutto sommato veramente molto semplici, no? Che però ti danno l'idea, soprattutto in certi momenti. Poi se uno va, cioè in certi momenti capisci il contesto. Qui siamo negli anni 60, no? E qui è una fuoriuscita continua, no? Se uno ha il contesto poi certe cose se le spiega. Si potrebbe essere più estremi e secondo me questo è un altro dei passaggi che forse bisognerà fare, poi questi dati portarli veramente davanti alle persone fisicamente, no? Questa è una cosa secondo me che ha anche delle grandi potenzialità, quindi attraverso mostre, utilizzando gli spazi pubblici, insomma anche qui la pubblica amministrazione potrebbe avere un ruolo di raccontare questi dati, farli capire attraverso delle... diciamo, intanto dandogli una forma fisica che magari ti fa percepire l'altezza, l'incombenza della densità di popolazione nelle città, o questo è stato fatto un'operazione analoga con i dati delle Olimpiadi. Ma non so, pensare di mangiare
più o meno bene a seconda dei dati che sono riferiti, non so, a certe tipologie di alimenti, perché la forchetta è fatta in un certo modo. Qui product design e visualizzazione un po' si incontrano, no? Questo, cioè, trasportare il più possibile il dato verso un'esperienza che per la persona ha senso, no? E poi questo è uno degli ultimi esempi, è una cosa secondo me storica ma bellissima, no? Rappresentare la quantità di energia pulita che la città sta consumando in quel momento in tempo reale, semplicemente proiettando una forma circolare proporzionale alla quantità di energia verde utilizzata in quel momento sulla nuvola di vapore dell'inceneritore, è secondo me un'operazione fantastica. No, però è, come dire, è semplice, però avvicina il dato all'esperienza della persona. Io su questo esempio chiuderei e direi che su questo il ruolo dell'università è quello di provare a formare persone che hanno questo compito, e c'è un altro ruolo che noi ci stiamo giocando con, in questo momento con grande passione, che è quello di costruire strumenti che rendono libere le persone di accedere il più possibile a questi dati. Abbiamo in mano una piattaforma open source che serve a fare visualizzazione del dato. Io oggi ho parlato di andare oltre la visualizzazione, ma già se molte più persone fossero in grado di manipolare il linguaggio visuale saremmo già a un buon punto. Quindi costruire, una cosa che possiamo fare è liberare conoscenza attraverso la formazione, ma cominciare a costruire anche degli strumenti, delle piattaforme che abbiano il ruolo di abilitatori e permettano a quante più persone possibili di confrontarsi con il dato con dei linguaggi che non sono i linguaggi dei dati, ma sono i linguaggi delle persone. Questo è quello che ci auspichiamo di fare da qui in poi. Grazie. E che tra l'altro avete già cominciato a fare con Rovo e con un software che è open e che è a sua volta utilizzabile sia per imparare sia per migliorare la visualizzazione e quant'altro. Questa è la piattaforma di cui parliamo. Row, sulla questione del bicchiere, che ovviamente è mezzo pieno e mezzo vuoto, sono stato particolarmente colpito anche perché quando era solo analitico non stava in piedi, e quindi è un altro modo per dire che qui stiamo aprendo il vero settore delle digital humanities, dove l'esplorazione artistica quasi del fatto che veniva mostrato ad Helsinki sulla nuvola dell'inceneritore si unisce in modo organico con i dati e con l'informazione della quale abbiamo